Bentrovati al premio Cerruglio, siamo in compagnia del generale Mario Mori. Bentrovato. Grazie. Senta, generale, subito una domanda un po' particolare. Dal 2011 ad oggi, dal crollo delle Torri Gemelle, com'è cambiato il controllo antiterrorismo a livello mondiale? Ma direi che è diventato molto più puntuale, più preciso, si è evoluto, si è adeguato anche al tipo di attacco che è diventato sempre più aggressivo, più aggressivo. E quindi ci siamo adeguati, abbiamo dovuto anche condizionare un po' la nostra vita, insomma, in qualche modo la vita delle nostre società, ma questo purtroppo è dovuto a chi ci attacca, non è colpa nostra. Comunque strutturalmente direi che la difesa complessiva dell'Occidente in questo caso è adeguata. La nostra società si sta sempre più globalizzando, una marea di razze, di colori, di religioni. Riusciremo a trovare equilibrio? Ma sì, il tempo, noi purtroppo calcoliamo i tempi con la dimensione delle nostre vite, in effetti la storia va a passi più lunghi e quindi io penso che senz'altro troveremo un modus vivendi, però ci vorrà un po' di tempo. Senta, parliamo di migranti, in che modo dobbiamo gestire questo flusso di migranti e come ci dobbiamo comportare con i paesi che dovrebbero anche loro garantire assistenza sui migranti? Anche questa è un'esperienza ancora più nuova del terrorismo e quindi ci dobbiamo adeguare progressivamente. Penso che negli ultimi tempi l'Europa, perché l'Europa è poi la meta, diciamo, privilegiata di questi flussi migratori, si sta cominciando a rendere conto del problema e sta predisponendo qualche cosa, almeno sì, qualcheduno pensa già a come predisporre una sorta di risposta adeguata. Noi in questo siamo un pochettino all'avanguardia perché siamo una delle mete più prossime di approdo a questo fenomeno. Certamente non si risolve in Occidente, in Europa, che è la meta finale di queste masse di migratori, si risolve nei paesi d'origine, nei paesi di transito. In quest'ottica ci stiamo ponendo. Bene, senta, una domanda sul premio Cerruglio. Lei è ospite sul premio Cerruglio, è un premio importante. Sì, certamente, io sono onorato, anche l'altro anno venni qua, fui premiato e quindi mi fa piacere tornare. Poi vedo che ci sono dei buoni concorrenti quest'anno, alcuni li stimo molto, quindi ho piacere di incontrarli. Bene, grazie mille, generale. Grazie a lei.